Messaggio del Presidente Mattarella in occasione del giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Si ricordano quest'anno quattro importanti anniversari: 160 anni dell'Unità d'Italia, 150 anni di Roma Capitale, 100 anni del trasferimento a Vittoriano della salma del soldato ignoto, 75 anni di Repubblica. Momenti fondamentali della nostra storia che trovano espressione solenne il 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate all'altare della Patria. In questo giorno il pensiero va a quanti hanno sofferto, sino all'estremo sacrificio, per lasciare alle giovani generazioni un'Italia unita, indipendente, libera, democratica. L'intero popolo italiano guarda con sentimenti di commozione a tutte le vittime delle guerre. La loro memoria rappresenta il più profondo e sincero stimolo ad adempiere ai doveri di cittadini italiani ed europei. Il 100° anniversario della presentazione del soldato ignoto all'altare della patria richiama alla coscienza nazionale l'immane sacrificio delle forze armate e del paese intero nei conflitti che hanno attraversato la storia europea del Novecento. La nostra storia è segnata dalla tragedia della Prima Guerra Mondiale. Nel dolore condiviso si è cementato un sentimento di fratellanza indistinguibile tra il paese e i cittadini in uniforme. Oggi gli eredi di quelle tradizioni confermano di rappresentare un patrimonio di virtù civiche, di coesione, responsabilità a disposizione del paese. Uomini e donne in uniforme sono sempre pronti a profondere il loro prezioso impegno nell'assolvimento dei compiti loro assegnati da Parlamento e Governo al servizio della comunità internazionale nelle operazioni di mantenimento della pace e sul territorio nazionale al fianco delle altre componenti dello Stato. Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e personale civile della difesa, il vostro operato, espressione di valore, professionalità e dedizione, è riconosciuto e apprezzato quotidianamente. Nazioni Unite, Alleanza Atlantica e Unione Europea rappresentano i riferimenti della nostra politica estera e di sicurezza. In seno a questi organismi, l'Italia opera, grazie al vostro contributo, come protagonista per il mantenimento della pace e della stabilità e per salvaguardare i valori di libertà, giustizia e cooperazione sanciti nella Costituzione. La Repubblica sa per contare su ciascuno di voi e sull'indissolubile giuramento di fedeltà che avete prestato. A tutti voi e alle vostre famiglie rivolgo in questa occasione l'augurio più cordiale e l'affettuoso saluto del popolo italiano. Viva le Forze Armate! Viva la Repubblica! Noi ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Casoli in questi giorni abbiamo svolto delle attività di riflessione sul significato del 4 novembre, sul perché in questo giorno si festeggiano anche le forze armate che hanno avuto un ruolo importante nella Prima Guerra Mondiale. Per l'Italia la fine della Prima Guerra Mondiale ha significato la conclusione dell'unità, ma in quella guerra sono morte molte persone che hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di pace e di libertà. Le nostre riflessioni sono partite dall'analisi della poesia 4 novembre di Geraldo Rosci, che ora vi leggeremo. Questa poesia mette in luce due messaggi importanti per noi giovani generazioni: il ricordo e la fratellanza. Si innalza al cielo l'eco di una tromba, suona il silenzio, ognuno resta muto. Pace agli eroi, presso la loro tomba, vola il pensiero nostro
ed il saluto. Si spengono le voci, e lente e grave, sommessamente, senza toni acuti, la banda suona dolcemente il piano, come una ninna nanna per i caduti. Si chiamano all'appello i nostri eroi, sempre vivi nel cuore e nella mente, e ad ogni nome, tutti quanti noi, in coro, rispondiamo presente. O voi che siete in pace sottoterra, pregate il Dio che illumini noi vivi, perché nel mondo non ci sia più guerra, ma fratellanza, all'ombra degli ulivi. L'intenzione del poeta è quella di ricordare i caduti durante le guerre e di tenere viva la loro memoria con un momento di raccoglimento, pensando a quanto hanno fatto per tutti noi, difendendo il nostro paese e la nostra libertà, a costo della loro stessa vita. Le note del silenzio suonate da una tromba rivolta al cielo in segno di speranza e di fede riempiono il cuore di chi ascolta, e la banda sommessa intona la canzone del diavolo, che suona come una ninna nanna per i caduti. Il silenzio di solito si suona per avvisare i soldati che la giornata è finita, ma in questo caso viene eseguito per dare un dignitoso saluto a coloro che non ci sono più. La canzone del Piave è la rappresentazione precisa della resistenza dei nostri soldati, che con tutte le loro forze cercavano di respingere gli austriaci. Di questa bella poesia ci è rimasto nel cuore il fatto che chi dà la vita degli altri non dovrebbe morire mai nel ricordo di tutti noi. Nella poesia inoltre si narra che durante la commemorazione i nomi dei defunti vengono chiamati all'appello e tutta la gente radunata risponde con il presente, per rendere omaggio a quegli eroi che hanno dato la loro vita e per questo sacrificio è come se fossero ancora in mezzo a noi, visto che la libertà che abbiamo oggi la dobbiamo a loro. Nell'ultima strofa abbiamo un messaggio importantissimo. O voi che siete in pace sottoterra, pregate a Dio che illumini i vivi, perché nel mondo non ci sia più guerra ma fratellanza all'ombra degli ulivi. Queste parole ci fanno capire quante sofferenze e quanto dolore porta la guerra. Infatti il poeta chiede a coloro che sono morti di illuminare i vivi affinché non vi siano più conflitti ma la pace. Purtroppo in questo periodo ci sono molte guerre. Tante persone scappano dalle loro terre perché altrimenti verrebbero massacrate. E questo è veramente drammatico. E malgrado la storia ci insegna che la guerra porta solo disperazione e miseria, i governi continuano a farla. La pace è il giorno più bello e sacro che ci sia e dobbiamo fare il possibile perché essa viva. Noi giovani generazioni abbiamo il dovere di ricordare e apprezzare la libertà che ci è stata consegnata. Un elogio e una riconoscenza particolare va alle nostre forze armate, che in questa emergenza sanitaria, che noi tutti stiamo vivendo in questo periodo storico, si sono adoperati senza risparmio di energie, con il proprio personale altamente specializzato. Valore, coraggio, altruismo, generosità e empatia caratterizzano i nostri militari ed è un patrimonio importante della nostra storia. Dopo la grave crisi sanitaria seguita, che purtroppo non si è ancora conclusa, il nostro paese vuole ripartire, guardare al futuro, contando sui valori di coesione e unità che lui ritenuto incarna. Da un secolo il Milite Ignoto è il simbolo dei valori di tutti coloro che, in ogni tempo, in ogni occasione e spesso in silenzio, si sono sacrificati per la patria. Non un comandante, non un generale, ma uno dei tanti uomini partiti in guerra e mai più tornati. Il Milite Ignoto rappresenta 600.000 italiani morti durante i combattimenti, ma è anche il simbolo di pace e fratellanza universale, espressione del sentimento di rinascimento e gratitudine della collettività verso coloro che hanno perso la vita lottando per la libertà e la democrazia nei conflitti armati del Novecento. Il 4 novembre 1921, il Milite Ignoto, dopo un lungo e lentissimo viaggio in treno sulla linea Aquileia, Venezia, Bologna, Firenze e Roma, veniva tumulato nel sacello posto sull'altare della patria. Al Milite Ignoto fu concessa la medaglia d'oro con la conseguente motivazione: degno figlio di una stirpe gloria e di una millenaria civiltà, resistente e inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senza tanto premio sperare che la vittoria è la grandezza della patria.
spesso anch'io. Là nella battaglia, dolce amore dei nostri, ordine d'assalto, 5 di mattina, correvamo in alto verso la collina. Poi scoppiò l'inferno, caddi a faccia in giù, giù dentro l'inverno, poi non ricordo più, e dal grande inverno non si torna più. Gonne al vento, luce girando, io ti vedo lì. Con la prima neve ai balconi, tu pensami così. Mentre girano come alberi, gli anni e le stagioni, la vita che se ne va, in un attimo, rosso sopra verde, è la mia divisa. Chiamo e non mi sento, puoi sentirmi tu? Alvise dei Battisti, originario di Mantova, nel settembre del 1891, morto su Monte Grappa il 26 novembre del 1917. Ho portato sempre con me, fin dall'inizio della guerra, una piccola borsa di lino appesa al collo. La tenevo sul petto, a contatto della pelle, sotto la maglia di lana a maniche lunghe fatta da mia madre. La busta era divisa in due tasche. Ci tenevo due oggetti che mi erano cari, due amuleti protetti cuori, un'armonica a bocca e un orologio d'oro a cipolla. Sono caduta su Monte Grappa, al Colle Benedetta. Facevo parte del battaglione alpino Valdenda ed ero già arrivato lì da poco, il 5 novembre, dalle montagne della Gorà in Trentino. Ci hanno sposati qui, rapidamente, dopo la rotta di Caporetto. Era mezzogiorno del 26 novembre, un limpido lunedì apparentemente tranquillo. Di lontano vedevo le Dolomiti bellunesi già innevati. Tenevo il mio orologio tra le mani e seguivo i piccoli movimenti dei minuti e riuscivo nel silenzio a sentire persino il suo tic-tac. Da bambino lo sollevavo dal taschino del panciotto di mio padre, era il veterinario del paese, tirandolo dalla catenella d'oro per ascoltarlo appoggiato all'orecchio. Rimanevo per qualche minuto così, posato sul suo gilet dall'odore di tabacco, di cavallo e di pioggia. Gli chiedevo di aprirmi il coperchio con i fregi della cassa, sgavellante che mi appariva come lo scrigno di Alibaba. Stavo lì, a rigirarmelo fra le mani per lunghi minuti, a osservare ogni particolare del quadrante, dei numeri e delle lancette dorate come quelle del campanile. L'orologio a cipolla, lì, in trincea, avvicinava ogni volta quel tempo e lo dilatava, lo addolciva e lo riconquistava alle memorie e agli affetti. Quelle immagini ricomposte si sfrantumavano sugli scogli di quei valloni maculati di neve sporca. Quell'orologio, che mi aveva dato una visione vagheggiata di ore prete, ora mi riportava alla realtà inclemente e frontale della guerra. Ed ecco arrivare di corsa il caporale Bellomi, trafelato e quasi inciampando. Fece un piccolo salto e mi salutò sull'attenti, comunicandomi poi sbrigativamente che l'assalto era stato confermato alle 4:30 del pomeriggio. Guardai il mio orologio, mancava un'ora e 22 minuti e già cominciavano a ombreggiare lunghe le cime verso Venezia e là in fondo alla pianura. Di lontano iniziò un cadenzato campeggiamento della dorsale del Monte Asolone e tutto l'incantesimo delle ombre si spense. Il paesino di Cismon del Grappa, laggiù, accompagnato dal fiume Brenda che scorreva sotto i contrafforti dell'altopiano di Asiago, era scomparso, coperto da nuvole bianche e nuvole nere. Quel mio angolo nascosto di trincea, fatto di pietre e rami intrecciati che sporgeva sulla valle con un nido d'aquila, fu la mia ultima finestra di libertà. Lì respiravo cielo e terra insieme, lì riuscivo ad aprire il mio taccuino e il mio orologio, a leggere e a suonare l'armonica. E lì cominciai a scrivere anche l'ultima lettera alla mia amata Linda, che ora vi leggo. Qui le nuvole girano come la vostra gonna sul movimento della sala lampada di vestita di Ricarda, dove vi ho incontrata 3 anni fa, mentre suonavano in valzer voci di Primavera di Strauss. Senz'altro qualcuno tra gli austriaci là in fondo nella sua trincea ha ballato con una bella fanciulla e si è innamorato di lei così come ho fatto io con voi. Allora, come si può morire con la stessa musica, lo stesso profumo e gli stessi ricordi negli occhi? Oggi vi rivedo tra le mie braccia in controluce, con la vostra bella fronte reclinata e il guardieggio e quel lieve sorriso al mio indirizzo tra i tanti signori invidiosi schierati a bordo vista. Rivivo, come se fosse ora, il primo ballo e l'allentarsi del trascignan su quei vostri lunghi capelli rosso tiziano, che ricordano improvvisi sul vostro seno e sulle vostre spalle, e lo scialle di seta cremisi che scivola a terra nel tentare di ricomporvi. E poi ancora, quel
Ricordo quel freddo della prima neve ottobrina sugli ultimi gerani ai vostri balconi, quando venni a presentarmi ai vostri genitori. Quel salotto scuro con i bicchierini ricamati e i colpi di rosolio in cerchio sul vostro d'argento. Vostra madre che stava il pianoforte verticale nero e il pendolo che dava il tempo e le bloccava le nostre timide mani. Ci guardammo per qualche minuto nella penombra, approfittando delle spalle che ci dava vostra madre, e gli occhi mi si cominciarono ad appannare di lacrime, quando in realtà volevo solo sorridervi come stavo già facendo con la bocca. Quanto più si può vedere dagli occhi che si appannano, è come se si formassero due curve lenti di lacrime. Iniziai così a vedere intorno alla vostra figura tutto quello che vi apparteneva, la luce, i giorni, i sogni e il destino. Vi ho seguita così nel campo della gioia, delle stagioni, delle stanze e dei figli. Non vi ho mai vista nel mio tempo venire, che infatti non ci sarà, ed ora per me sta per giungere l'ora. Tuttavia questo non immaginarmi con voi nel futuro, la mia mente è arrivata tristezza o afflizione. Come se il dono di avervi vista sedere vicino a me e rivolgermi il vostro sguardo, la vostra attenzione, con un semplice sorriso, mi avesse tolto anche l'ardire di una qualsiasi aspettazione futura. Anche qui a fronte c'è chi si sfama con poco e chi ha sempre fame. Ma quant'è quel poco e quel tanto, se come nel cibo o nel vino conta solo un boccone o un semplice sorso per rallentare per sempre. Tutto il piacere sta nel chiamare un ricordo o esserne sorpresi quando si ripresenta senza invito. E senza invito si presenterà la morte, ma non sarò sorpreso. Vi ricordate la foto che abbiamo fatto al Verone insieme, vicino alla piazza delle Erbe? La tenevo in una finestra del portafoglio, ma proprio l'altra mattina, dopo una notte tutta la pioggia scrosciante, che entrava a flocchi dalle assi del casotto, mi si è bagnata completamente. La cosa singolare è che nella disgrazia mi ha fatto sorridere, e che si è cancellato solo il mio volto e non il vostro. È rimasto lì con quel sorriso sorpreso e incredulo, magari ora un po' di più. Per un'ora entrerò in un inferno di schegge e di fuoco, di strida, scoppi e urla di macchine e uomini, e non ne uscirò prima. Darò il mio orologio al caporale Belloni, che, se si salva, me lo porti, e l'armonica a bocca al tenente Belluzzo, che faccia lo stesso, così ha più probabilità che almeno una delle due cose vi arrivi. Sul primo oggetto, l'orologio, ho posato mille volte gli occhi, gli orecchi bambini e le mani. Sul secondo ho appoggiato la bocca, i baffi e il fiato sonante. Entrambi li ho tenuti sul petto scaramanticamente, per proteggere il cuore dai cecchini. Pensate un po' che bizzarria, come se il resto del mio corpo fosse immune da qualsiasi altra ferita. Achille è immune, tranne che sul pallone, ed io sono sul cuore. Ecco, sento i sergenti che stanno cominciando a soffrire negli schieri, e l'ordine di arrivata dei poltroni. Devo andare al mio punto di uscita della trincea con i miei alpini. Addio e arrivederci per la vita e per la morte. La caporetta piave è una gran processione di sguardi, senza meta e casa senza nome. La caporetta a piave è terra di nessuno, se guardi l'orizzonte si vede solo fumo. La caporetta a piave i ponti sono saltati ed anche i nostri santi da chiesa sono scappati. La caporetta a piave è tutta una colonna di prof e sbandati portati via da nulla. La caporetta a piave passando per San Vito, cani senza padrone, aspetta il nemico, festeggia nel vino. Daniele Sentafieno, nato a Foligno il 2 maggio 1889, mastro muratore, morto sul Carso il 27 maggio del 1917. Vedo una casa e un cortile che ondeggiano con noi in mezzo ai pioppi. La notte voi mi cullate tra le gambe e sento il fuoco spegnersi, i nostri bimbini sognare. Con la testa tra le vostre braccia dormo nel vento. Al mio risveglio vi darò due baci marzolini. Su entrambi i segni, per voi che dormite nel caldo, da me che veglio nel freddo. Buon riposo, moglie mia, da queste lande percosse rugose di pietre grigie, di tutte le forme e fattezze, da un cuore ad un coltello, ad un maglio. Qui c'è sempre la morte che gira nell'aria, come un mulinello di polvere, o come una farfalla notturna facendo il verso del lupo. Si nasconde dietro alberi e rocce, come una maleodorante luna nera, con gli strapnel come orecchini. Vado a dormire anche stanotte, senza di voi, quantunque sia sposato con voi, non con la morte né col reggimento.
Sappi, mia dolce Elvira, che anche in questo tempo di mondo ci sono tutti lieti dei nostri baci e delle nostre parole, che anche in questi duri giorni mi hanno nutrito. Sogno il monte su Paso, ad Assisi, prezzi dei bei prezzi e dei pascoli, dei ulivi centenari, tra profumi di ginestra e mentuccia. Vorrei andarci con voi nei giorni San Giovanni e farvi cavalcare tra le gallerie del mio cuore e restare lì fino al tramonto. Arriveranno piccole lucciole sopra il nostro cuscino di acetosella e faranno una corona d'amore nuziale. Se ne andranno al mattino quando i sogni belli scelgono l'aurora. Caro padre, ti sono madre anche se non ho mai avuto per te le ansie della gravidanza né le sofferenze del parto. Anche se qui, in questa sacra basilica, è passato solo qualche minuto, io ti ascolto da tempo. Sono dentro la tua veglia, il tuo sogno, e sono anche fuori nel mondo dei vivi che vogliono onorarmi per celebrare la morte e la gloria, che sono due sorelle triste e mai sazie che vanno insieme tenendosi per mano. Preferirei tornare ai miei vent'anni per poterti ammantare con un bimbo e spostare le rotaie della tua breve e luminosa vita verso altri binari e altre stazioni che ti donassero i bei giorni che ti aspettavano e che ci fa intravedere da delle parole, quelle parole nuove nella bella lingua d'Italia con cui avevi scelto di scrivere cose che non leggeremo mai e che non verranno rubate ai nostri cuori e sottratte alla nostra memoria. Quanto la nostra patria sentirà la mancanza di te, ragazzo incomparabile, di quelli come te che non lo conosceranno da giovani, maestri dello spirito e delle parole. E noi, orfani del tuo spirito e delle tue parole, vivremo in una casa con una finestra chiusa per le mie madre, quella a oriente che dà sul mare. E io ti penso in quest'ultima para sorridente e quieto, come se ti avesse colpito un calabrone in volo, non la morte. Ti vedo con i tuoi ricordi tra le mani, come un mazzo di matite, e attendono i miei bianchi in uno di fiori. Maria Bergamasso gettò la sua ultima para, il bouquet, i crisantemi bianchi che le avevano donato e che le tremano in mano. Poi si girò e lentamente sfiorando del pare ritornò indietro e giunta alla seconda di esse si fermò, si inginocchiò. Poi, allungando la mano, posò il suo velo nero sulla para. Credete lui che non è stato amato, che lo amino ora e per sempre tutte le madri, i padri, i figli e le donne d'Italia. La scelta era stata infine fatta. Improvvisamente la cappa di nuvole elettriche che galleggiava fuori dalla basilica si trasformò in pioggia col sole e fiumi di lacrime parallele. Le campane della cattedrale cominciarono a suonare a festa e iniziarono a rispondere i campanili dalla piana fluviana circostante che si alternavano alle salve di cannone che man mano come in un passaparola si diffondevano dai campanili alle artigliere, dalla laguna di Marano e di Grano fino alle Alpi di Giulia. E laggiù sulla curva del mare fino all'amata Trieste liberata. La morte e la gloria si erano date di nuovo la mano e questa volta per ballare insieme. Un intero nottata bruciato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca disegnata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore, non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Al soldato caduto, nessuno forse sa più perché si è sepolto lassù, nel camposanto sperduto sull'Alpe, soldato caduto. Nessuno sa più che tu sia, soldato di batteria, inverno di erba e di terra, vestito del saio di pelle, e netto di vestire. Nessuno ricorda perché ha usato la manda, il padile, portava il suo di uccidere, salivi sull'altro. Salivi, cantavi, di tronco morivi, ed altri morivano con te. Ed ora il diritto di Dio, il sole, la pioggia, il figlio da tolto anche il nome di Dio. Non sei che una voce sul monte, che tu hai detto che mi piace, il sole ti dà in pace. Alle celebrazioni, condividiamo con voi le riflessioni svolte in classe. La commemorazione del Milite Ignoto ha rappresentato nell'immaginario collettivo, fin dal lontano 1921, l'emblema della coesione sociale per l'unità
terzo grado. Quel corpo, spogliato dal tragico destino dell'identità personale, riesce ad unificare tutti gli italiani dopo lunghi anni di divisione. Per quel giovane soldato pulsavano all'unisono i cuori dei nazionalisti, dei liberali, dei socialisti, dei neonati, dei comunisti e dei cattolici. Paradossalmente, l'essere italiano si è costruito sull'assenza di essere. L'identità è nata dall'anonimato. La contrapposizione logica posta localmente tra essere e nulla è divenuta, in tal caso, processo dialettico di matrice hegeliana, che ha consentito la sintesi e la costruzione di valore, passando attraverso il travaglio comunicativo. Ma cosa fa di un popolo una nazione? Sicuramente la cultura, la tradizione, la lingua e la storia giocano ruoli importanti, ma ciò non basta. Occorre sentire di essere italiani e necessitano miti e modelli identificativi. Il milite ignoto, al di là delle postume strumentalizzazioni fasciste, è espressione di corpi senza nome e nomi senza corpo, che scoprirono la loro italianità negli ultimi cinque. Il milite, quel milite, catalizza i sentimenti delle madri, delle giovani spose e dei fratelli, e ribadisce la triste e amara verità che in tempo di guerra i padri seppelliscono i figli, ribaltando ogni legge della natura e del cuore. Noi studenti liceali abbiamo pensato di omaggiare un giovane come noi, divenuto eroe attraverso la stesura di un dialogo ideale tra Maria Berganas e suo figlio Antonio, il figlio d'Italia. Sono Maria Bergamas, mi trovo qui, nella Basilica di Aquileia, a scegliere il corpo di un soldato. Davanti a me, 11 sangue, 11 vite spezzate, migliaia di vite spezzate. Ho donato mio figlio, da parte di mio re, alla patria. Chissà questo corpo dov'è, è qui, in ognuno di loro. Cammino, mi tremano le gambe, passo davanti alla prima bara, alla seconda, mi fermo e mi inginocchio di fronte alla penultima. Antonio, figlio mio, verrà ricordato per sempre con questa salma. Tutti voi verrete ricordati per il vostro coraggio, per il vostro sacrificio. Sento un fragore, migliaia di applausi, solo per voi, così come queste lacrime amare sul mio volto, che insieme alle lacrime di tutte le madri faranno germogliare il nostro paese, spazzando via queste ceneri e dando vita a quel mondo che sognavate. Il vostro sacrificio non sarà vano, ve lo prometto. Addio, mio amato Antonio. Madre, non piangere. Sono il vento che lambisce il tuo volto, la carezza che raccoglie le tue lacrime, il prezioso scrigno della memoria. Ormai non sono più un Antonio, ma semplicemente un Antonio, un Giovanni, un Mario, un Francesco. Madre, sono un figlio d'Italia. Mi chiamo eroe, difensore della patria, orgoglio nazionale, emblema dell'unità. Ma in fondo, madre, sono soltanto un ragazzo sventurato come tanti, a cui la sorte ha giocato un tiro mancino. Non vedrò più alberi, ma forse in questa triste bara assaporerò l'odore dell'albore. Madre, non mi sento un eroe. Ho avuto fame, tanta fame. I brividi scorrevano nelle mie vene, nelle gelide mattine d'inverno. Ma soprattutto, madre, ho provato tanta paura. Una paura che ti attraverga l'anima, ti paralizza, ti toglie il respiro, ti fa scoppiare nelle membra il senso del nulla. E poi, madre, ho riconosciuto negli occhi dei nemici la mia stessa paura. Ho dovuto uccidere, ma sappi che non volevo, e ogni volta che ho ucciso insieme a quella vita se ne andava una parte di me. Madre, non piangere, ora sono nel vento, il mio sogno è la pace. Quest'anno, in onore del centenario della trasformazione del milite ignoto, il ministro ha coniato una moneta che raffigura sul dritto un milite in guerra, mentre legge una lettera, e sul rovescio in particolare dell'altare della patria che accoglie il feretro nel 1921. Abbiamo voluto medesimarci nei panni di questo soldato, che è stato un ragazzo
che a Caporetto nel 1917 non fecero mai più ritorno a casa per difendere gli altri libertà della patria. Cara mamma, oggi è il 26 luglio del 1917. Sto morendo dal caldo sulle tristi rive del fiume Piave, dal ritorno da Lilla, al nord della Francia. Il mio spirito e la mia mente non sono ancora pronti ad affrontare un altro massacro. Il caldo e l'afa che batte qui mi riportano in Francia, con il peso del ricordo della battaglia vinta, ma al caro prezzo di un soldato, un amico, un fratello. Ora, aspettando gli ordini del capitano, al ritorno da quell'inferno per affrontarne un altro. Non attendiamo altro che il dolce riposo, ringraziando Dio che se cadremo, la differenza è che ci troviamo già a casa, qui, nella nostra cara terra, cercando di proteggerla con tutta la vita. Dopotutto, la causa del mio arruolamento nell'esercito era appunto l'intenzione di rispondere all'attacco. Ma sai una cosa? Non lo rimpiango affatto. Ormai sono abituato. Questo è ciò che sono diventato. Questa sarà la mia ultima lettera. Già sento le truppe arrivare. Salutami calorosamente, papà, i miei fratelli e mi raccomando, prenditi soprattutto cura del nonno. Tanto ci rincontreremo. Dal tuo amato figlio, Tony. Nella speranza di sopravvivere e di tornare sano e salvo da voi. Sorvegliano la sofferenza senza fine per tutto quello che vedo e sento. Bisogna uccidere senza guardare in faccia a nessuno, con la consapevolezza nel cuore di commettere del male. Non importa chi troverai davanti, dovrai guardare solo la divisa di un diverso colore. Ho il cuore a pezzi, ho ucciso. Non sapevo di poter porre fine alla vita dell'uomo, dovendone quasi andare fiero. Ormai ci svegliamo con i rumori delle bombe e dei fucili, che non risparmiano nessuno. Ho paura e la consapevolezza di non fare ritorno a casa. Un saluto e un abbraccio, il vostro umile ragazzo. Io ringrazio i ragazzi che ci hanno dato modo di riflettere.